Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Io sono Sinistra e oggi sembra che mi sia passato un treno in faccia. Chi mi segue su Instagram probabilmente sa già che è successo un disastro con il mio pianoforte e praticamente, siccome non mi va troppo di parlarne, vi dico semplicemente che il riassunto è che non potrò mai più riavere il mio pianoforte, quindi dovrò cercarmene un altro, anche se a quello lì ero estremamente affezionata. Vabbè, cose da musicisti, non ho voglia di stare qui a parlarne troppo perché è stato già abbastanza stressante così. Quindi, siccome ho bisogno di tirarmi su un po' il morale, ho deciso di parlarvi di una cosa che mi piace tanto oggi. Per distrarmi, voglio parlarvi dei profumi al patchouli. Oggi ho voglia di parlare di patchouli. Non so, magari registrerò anche un altro video. Scusate se sono struccata, ho la faccia di un cadavere. In realtà ho la maglia del mio pigiama, che è quella di Hogwarts. Cioè, oggi proprio terrificante sono, però vabbè, lasciamo stare. In realtà non sono tutti i profumi al patchouli che io abbia avuto o che comunque ho in casa, però ne ho presi tanti. Quanti sono? Allora, li ho contati e ne ho presi 8, che sono tutti estremamente diversi fra di loro, quindi sono contenta. Cioè, volevo farlo apposta, tipo volevo proporvi delle fragranze al patchouli davvero diverse fra di loro, perché spesso e volentieri, allora, diciamo così. Una persona abituata, con un naso esperto per quanto riguarda le profumazioni al patchouli, riesce effettivamente a sentire le differenze tra un profumo e l'altro. Però diciamo che un naso inesperto, comunque una persona che si sta approcciando da poco al patchouli come materia prima, che è molto particolare, potrebbe risultare che tutti i profumi al patchouli siano identici. In realtà non è assolutamente così e oggi ne ho presi proprio alcuni che sono proprio in contrasto forte fra di loro. Comunque, il patchouli è essenzialmente una pianta che viene coltivata estensivamente, comunque cresce prevalentemente in Asia ed è una pianta che in realtà poi è molto conosciuta ed utilizzata anche in regioni come la Cina, la Thailandia, anche in Madagascar ce n'è tanto, c'è tanto in Vietnam. Comunque diciamo che il luogo principalissimo è l'India ed è una pianta dalla quale vengono estratti gli oli essenziali, si utilizza tutta la pianta e anche la sua resina. E comunque poi ci sono diversi usi dell'olio di patchouli, dell'olio essenziale di patchouli in varie branche. Tra cui comunque ovviamente la cosmetica e la profumeria, però anche a livello proprio benefico, pensate che l'olio di patchouli a postilla si può dire sia patchouli che patchouli che patchouli addirittura, quindi qualcuno mi ha detto: "Ah, ma tu non puoi dire patchouli". No, in realtà posso e come, solo che visto che qualcuno si triggera se dico patchouli invece che patchouli, diremo per sempre patchouli, così nessuno gli dà fastidio. Il politically correct anche con il patchouli. Comunque, pensate che questo olio essenziale è persino in grado di nutrire e idratare i dreadlocks. I dreadlocks, raga. La cosa molto interessante di quest'olio è che secondo l'aromaterapia, ma anche secondo diversi psicologi, è quello che ho capito, è in grado di aiutare la mente, in particolare per chi soffre molto di depressione, di ansia. Ovviamente non è un presidio medico-chirurgico, mi sembra scontato specificarlo, però magari funziona, cioè io ve lo segnalo, perché comunque ha questo effetto che dicono sia in grado di scatenare le endorfine. Ma inoltre viene consigliato il suo utilizzo, ad esempio, a donne che hanno un calo della libido o che comunque hanno molta frigidità. Quindi, boh, raga, non so, voi provate. In ogni caso è risaputo che il patchouli ha da sempre queste proprietà un po' mistiche, no? Molto particolari, ha anche un odore molto speciale, cioè è il suo, non c'è qualcosa che assomiglia al patchouli, il patchouli è se stesso e basta. Comunque, che succede? Che poi a una certa, negli anni 70, tutti i ragazzi della cultura hippie che andavano a fare questi viaggi spirituali in paesi lontani, tra cui ad esempio appunto l'India o il Nepal, sentivano questi oli essenziali di patchouli, se ne innamoravano e poi li portavano in Occidente, in Europa, nelle Americhe. E da lì si è diffuso un po' tanto in tutto il mondo. Infatti, il patchouli è considerata l'essenza hippie per eccellenza, anni 70, Woodstock, e quindi c'è anche un valore un po' culturale aggiunto a questa materia prima che a me piace tantissimo. Mi dispiace molto, però, che nella mia generazione è considerato un po' da vecchi, probabilmente perché ha questa connotazione che
manda un po' agli anni 70, no? Però in realtà io credo molto nella rivendicazione del patchouli, perché secondo me è fantastico. Il primo profumo al patchouli che vi faccio vedere è questo qua, ed è 100% naturale, è di olfattiva, e ve lo prendo come esempio per proprio un profumo al patchouli, 100% patchouli, nel senso che sa proprio solo di quello. Questo qua infatti è un profumo purissimo, ha questa materia prima, è proprio quel suo odore terroso, umido, leggermente dolciastro, molto mistico, molto indie. Se in casa non avete già un olio essenziale al patchouli puro, oppure volete approcciare per la prima volta questa materia prima e averla proprio direttamente nella sua forma originaria, io vi consiglio questo perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, è molto persistente, ma in realtà il patchouli di per sé è una materia prima estremamente persistente. Pensate addirittura che quando si trova all'interno di una composizione olfattiva è molto probabile che quella materia prima lì, cioè il patchouli, prenda il sopravvento su tutte le altre, quindi è molto difficile da gestire in composizione, perché fa cambiare colore alle fragranze e prende proprio il sopravvento, cioè il patchouli praticamente è un dominatore, capito? E comunque anche molto carino se invece volete regalare a una persona che apprezza il patchouli un profumo che magari può portarsi in giro facilmente, perché comunque il formato è molto comodo. Un altro profumo che ho da quest'estate proprio al patchouli è questo qua di Lush, si chiama Lord of Misrule e mi piace un casino, significa tipo Lord del caos, principe del caos, re del caos, vabbè, quella roba là, della discordia. E praticamente è un profumo che vi consiglio se siete molto giovani e volete approcciare anche qua il patchouli per la prima volta, ma non volete quell'effetto estremamente anni 70 che possono dare alcune profumazioni che vi faccio vedere tra un po', oppure quella che vi ho appena fatto vedere che è molto potente. Questo qua è tanto potente perché comunque è un patchouli e c'è tantissima persistenza. Ah, una cosa, i profumi del patchouli di solito sono molto resistenti. Questo però è molto 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 dolce e volevo anche spruzzarmelo, lo spruzzo sopra l'altro tanto non dà fastidio. Questo è un patchouli con arancia e vaniglia che lo rende dolcissimo, quasi proprio zuccherino, è molto buono, è un profumo da complimenti, è uno di quei profumi che ti fermano oppure se te lo spruzzi mentre sei in giro le persone ti chiedono ma che profumo è. È molto molto gradevole anche per persone che non sono abituate a questa materia prima. Io lo trovo spettacolare, per me è leggero, nel senso che io sono abituata al patchouli, quindi per me questo è un profumo molto tranquillo, ma in realtà è potentissimo, cioè è solo una questione mia mentale, il fatto di ritenerlo tranquillo, in realtà è super potentissimo, quindi diventa come dire molto più frizzante e giovanile come tipo di patchouli, ok? Comunque questo qua lo trovate da Lush, anche lui è vegano, cruelty free, consigliatissimo. Io oggi non vi parlo di profumi che contengono patchouli in piramide, ma vi parlo proprio di profumi strutturati per essere al patchouli, non so se siete capita la differenza. Intendo che io ho tantissimi profumi che contengono patchouli, ma davvero tantissimi, cioè sarebbe impossibile farvi vedere tutti i profumi che ho che contengono patchouli, magari nel fondo. Io oggi vi faccio vedere proprio quelli che hanno una dose altissima di questa materia prima e sono dedicati a quella materia prima, ok? Il prossimo è infatti Kilim di Calmon Bell. Questo qua l'ho usato tantissimo, si vede? Mi piace un casino questo, non è un profumo costosissimo, costa tipo 50 euro se non mi sbaglio. Ho scoperto che Kilim significa tappeto, non lo so, fatemi sapere cosa vuol dire se lo sapete. Questo qua è un po' più femminile degli altri, diciamo che ha una connotazione molto vellutata. Oserei dire albicoccata, tant'è che questo in testa contiene albicocca se non mi ricordo male. Comunque adesso di questo le note le guardiamo. Questo è un profumo un pochino più morbido e pulito rispetto ai due che vi ho fatto vedere precedentemente, per quanto un profumo al patchouli possa risultare pulito, insomma, però questo è quello un pochettino più spa,
di quelli che vi farò vedere oggi. Molto portabile, molto bello, anche lui molto complimentato, e la sua particolarità è quella di essere un patchouli, proprio come ho detto, vellutato. Molto raffinato, molto polite, educatissimo, ma non per questo meno sensuale. Anzi, vi dirò che secondo me questo qua è uno di quelli più sexy, di quelli che vi faccio vedere oggi, perché sembra un po' un effetto pelle nuda. Io lo sento un po' femminile, ovviamente. Lo ripetiamo per la 200 trilionesima volta, i profumi non hanno genere. Io uso questo termine femminile o maschile in un modo piuttosto improprio. Intendo dire che dalle note che contiene, per questioni storiche, lo possiamo considerare un profumo un po' più femminile, concettualmente. Poi io non credo assolutamente nella distinzione, lo sapete. Poi a maggior ragione il patchouli proprio è una roba totalmente unisex, anzi, cioè proprio... È impossibile categorizzarlo, però insomma spero di essermi fatta capire, vi leggo le note. Allora, contiene ovviamente patchouli, ambra, vetiver, albicocca, benzoino, tabacco, arancia, legno di cedro, chiodi di garofano, vaniglia, lampone, mughetto. Ecco perché dicevo un po' femminile, perché c'è il mughetto che gli dà questa sensazione pulita, e io vi ho detto tante volte che il mughetto ha una molecola odorosa che è un po' simile, no? Ha una sensazione feromonica femminile. Comunque andiamo avanti, che sono qua. Poi abbiamo muschio, mela, limone, gelsomino, bergamotto e ylang ylang. Ylang ylang, albicocca, mughetto e lampone mi danno un po' un'idea di femminilità. Un profumo piuttosto educato, ma non per questo meno voluttuoso. Visto che ve ne ho fatto vedere uno un po' più femminile, ve ne faccio vedere uno leggermente più maschile, sempre con quel concetto pur parler, ok? Che è Patchouli Revolution di Wally Parfum. Allora, questo qua è un patchouli molto più classico rispetto a quello precedente, non so neanche dove metterlo, tipo qui, ok? Mentre l'altro, quello precedente, Kilim, lo sento un po' vellutato, questo lo sento un po' scamosciato, capito cosa intendo? Cioè l'altro è un pochino più sottile, questo invece è un po' più denso, non si capisce niente, ok? Vabbè, ci proviamo, noi ci proviamo, poi se non arriva non arriva, però intanto abbiamo spedito. Questo è un po' quel patchouli che si mantiene assolutamente molto orientale, in quella tipica chiave 70s, che però mantiene comunque questa nota un po' più moderna, e ha una piramide olfattiva piuttosto complessa anche lui. È un po' più aggressivo di Kilim, però è molto buono. Lui contiene eucalipto, pimento, rabarbaro e tè verde in testa. L'eucalipto, sinceramente io la nota canforata non la sento molto, però vabbè. Poi nel cuore ci sono patchouli, timo e cardamomo. Il timo si sente, un po' quello sì. E poi vaniglia, ambra bianca, vetiver e benzoino. Dopo aver parlato di due profumi al patchouli piuttosto standard, però classici e molto belli, vorrei farvi vedere un profumo al patchouli molto rivoluzionario. Cioè, che poi è assurdo perché è la materia prima della rivoluzione per eccellenza. Cioè, proprio... Io penso a 68, penso al patchouli, ok? Pensi a Woodstock, quella roba là, pensi al patchouli. È impossibile. Pensi a The Serpent. Aspetta, questo è il profumo per Monique e questo è per Sauvrage, ok? Capito? Patchouli, The Serpent, Monique, Sauvrage. Ci siamo intesi. Dicevo, in una chiave molto moderna e rivoluzionaria, perché c'è proprio un metodo di estrazione di questa pianta molto diverso da quello che si usa generalmente. Questo è un profumo proprio differente, e sto parlando di Sumatera di Coquillette. Questo sta diventando uno dei miei patchouli preferiti, perché praticamente ha un metodo di estrazione molto innovativo che Rosa Vaia, il naso, ha utilizzato per produrre questo profumo al patchouli, che rimane molto verde e poi ha una nota in apertura di cannella che gli dà proprio tanto carattere. Cioè, questo lo sento molto buono quando sono le feste, ed è anche un patchouli che secondo me si può indossare per andare al ristorante, per andare a mangiare con qualcuno, perché a volte può risultare forse un po' fastidioso se si va a mangiare con un profumo al patchouli. Questo secondo me no. Comunque qui è stato utilizzato questo metodo di estrazione molto nuovo, che rende la pianta del patchouli
la lascia viva, rimane verde. Come usarne la pianta piuttosto che proprio l'olio essenziale? Ovviamente il nome è ispirato a Sumatra e quella nota di cannella dopo un po' va via e vi lascia questa dolcezza verdona di questo patchouli molto bello. Allora, lo possiamo in realtà considerare anche uno chypre. E questo qua contiene cannella, patchouli, pepe nero, fiori bianchi e gelsomino in testa. La dolcezza dei fiori bianchi si sente. E anche qua i fiori bianchi danno un aspetto un po' voluttuoso, no? Poi abbiamo nel cuore patchouli, legno di cedro e muschio. E nella base vaniglia del Madagascar e gelsomino. È leggermente pungente all'inizio per questa nota di cannella, molto vera. Mi piace un botto, mi fa venire voglia di mangiarmi lo strudel, tipo. E poi dopo lascia spazio a questa miscela molto raffinata, elegante e molto moderna. Oh, facciamo un salto indietro di 20 anni adesso, invece. E andiamo a un vintagione, ok? Perché, aspetta, è inutile che mi dici che gli anni 2000 non sono vintage. In realtà sì, guarda un po' a che anno stiamo andando. Guarda, guarda che andiamo al 2022. È più che vintage, cacchio. Questo è il Maubassin by Maubassin. È un eau de parfum con una vocetta bellissima, iconic, questa piramide così sfaccettata. E è un profumo di questo brand che in realtà, se non mi sbaglio, si occupa di gioielli e orologi. E questo qua lo trovate a un prezzaccio su Notino e mi piace uno sfacelo, vi giuro, mi piace un casino. Questo è un patchouli con prugna, mamma, è un fruttatone oneone con questa potenza anni 2000, questa esagerazione, no? Tipica degli anni 2000. Mamma mia, che roba allucinante! È buonissimo. Nonostante lo possiamo considerare un vintage, in realtà è giovanissimo come profumo. È un patchouli modernissimo che può attirare verso di sé un pubblico molto giovane che, anche in questo caso, magari non è abituato alla profumazione, di questa materia prima. Così 70s, perché è un profumo che secondo me può funzionare veramente a tanti. Inoltre lo trovo davvero sexy questo, ed è un profumo effettivamente che anche qua fa venire tanta voglia di annusarlo, e anche a chi non è un estimatore di questa materia prima, perché qua c'è un binomio proprio molto ben miscelato di frutta, in particolare di prugna, questo frutto viola, succosissimo, assieme a questa nota terrosa del patchouli, che qua diventa più limpida, non rimane così terrosa. Contiene in testa prugna gialla, mirabella, mandarino rosso e bergamotto, non si sentono assolutamente le note agrumate. Poi abbiamo ylang ylang, gelsomino indiano, pesca bianca e rosa turca. Allora, la prugna e la pesca si sentono di più. E poi abbiamo patchouli, benzoino, ambra, vaniglia, sandalo e legno di cedro. Questo qua è prugna, pesca, patchouli e un po' di vaniglia. È quasi caramellato questo. È un profumo che io trovo che dia un po' di assuefazione. È un pochino provocante. Mi ricorda un po', ma tipo a grandissime linee, ma forse giusto per farvi capire. Il tipo di frutto scamosciato che mi dà quest'idea è il rogue di Rihanna, me lo ricorda leggermente, ma proprio poco. Questo è molto, molto, molto più denso, intenso e potente. Super mega bomba, veramente. Io rifaccio un salto in avanti, ok? E vi faccio vedere il patchouli più genderless, più futuristico. Versatile, diverso che io abbia sentito al momento, e sto parlando della nuova uscita, non è nuovissimo, in realtà è uscito quest'estate, credo, di Eccentric Molecules, ed è il Molecule 01 più patchouli. Questa è letteralmente l'iso è super con unita questa nota di patchouli, ma è un patchouli proprio futuristico, super genderless, questo veramente. Più che unisex, è un profumo proprio queer. Allora, questo ha un odore leggermente metallico e plasticoso in apertura, con questa nota di iso super che sapete, no, richiama un po'. È una molecola di sintesi che fa un po'.
effetto pelle pulita, tipo pelle scaldata al sole, pulita, una cosa del genere. Unito a questa nota di patchouli super sintetica, buonissima, mi piace un botto. Lo vedo un profumo un po' beffardo, tipo un patchouli per chi non ama il patchouli, molto sintetico, plasticoso, ma lucidissimo, limpido, proprio. Faccio fatica a spiegarmi, però ha proprio un odore limpido, tipo. Sembra tipo una vasca da bagno dove qualcuno ha buttato dentro delle foglie della pianta di patchouli, tipo. Lo trovo anche un po' glam, ok? Un po' fashion. E comunque un cacchio, questo è uno dei miei profumi preferiti dell'anno e sicuramente uno dei miei patchouli preferiti. Forse è il mio preferito assieme a quello che vi sto per far vedere. Che è nuovissimo, ce l'ho da poco. Questo mi piace davvero un casino. Si può vedere anche da quanto l'ho usato. Vi faccio vedere lui. Il mio amore dell'ultimo periodo mi è stato regalato questo per il mio compleanno pochi giorni fa. Se vi faccio vedere quanto l'ho usato, mi rinchiudete. È di Jouvoir. Copriamo, che non voglio far vedere quanto l'ho usato in così poco tempo. Grazie. Si chiama Psychedelic, quindi psichedelico. Raga. Qua di che parliamo? Cioè, qua voliamo proprio. Allora, questo è un patchouli goloso per me, cioè non è gourmande, attenzione, perché sennò sembra tutt'altro. Per me, a me fa venire voglia di mordermi il braccio. Però non è gourmande, ok? Però a me fa venire voglia di mangiarmi il braccio. Boh, non lo so, forse sono pazza. Comunque, è un patchouli ambrato con queste note molto avvolgenti, molto calde, ma che buono che sei. Non è uno speziato, attenzione. È un patchouli soffice, avvolgente, caldo, rassicurante, dolce, morbido. Non è il dolce zuccherino, è più che altro una grandissima morbidezza. Mi sembra quasi di riuscire a toccarla, questa morbidezza, è tangibile proprio. Mi sembra tipo di entrare dentro una coperta super fluffy o di accarezzare un gattino bianco super fluffy. Non so che cacchio vi sto dicendo, però. Fa un'ottima evoluzione questo patchouli. Passa da un odore un pochino più retro, un po' più anni 70, per poi arrivare a questo fondo molto dolcino, soft, un po' coccoloso anche, e mi fa un po' questo effetto anche lui leggermente futuristico, non so. Fa anche un po' effetto pasta di rossetto. In effetti un po' sì, un po' me lo fa quel trick rossetto in stick. Lo trovo effettivamente un profumo psichedelico che potrebbe accompagnare anche certi momenti psichedelici. E allora, questo contiene agrumi in testa, non pervenuti, patchouli, ambra, labdano francese, geranio rosa, vaniglia e muschio in base. Ecco, patchouli, vaniglia e muschio. Perché quell'aspetto così carezzevole e avvolgente, secondo me, lo dà la nota di muschio. E l'aspetto dolce ce lo dà la vaniglia. E questo effetto psichedelico anni 70 ce lo dà sicuramente. Ovviamente il patchouli, visto che stiamo parlando di quello. Comunque, molto bello. Questo è un profumo anche bello per come si presenta, secondo me. E niente, questo credo che sia tra tutti uno dei miei proprio preferitissimi al patchouli. E nulla ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, che io sia riuscita a stimolare voi un po' di interesse se magari prima non conoscevate questa materia prima, molto particolare, interessante, mistica. Fatemi invece sapere voi se usate dei profumi al patchouli, quali sono, come si chiamano, quando avete iniziato a usarli, perché li usate, non so, tutte queste cose. Sono molto curiosa io. Questa materia prima qua ha il potere di traslarti in un'altra epoca e di fartela sentire addosso anche se non l'hai mai vissuta. Poi io che sono tipo. Cioè io sbavo per gli anni 70, per gli anni 80, io proprio sbavo, quindi adoro il patchouli perché mi fa sentire quella cosa. Poi dopo il fatto che qualcuno a volte mi dica che so di vecchia zia, sinceramente me ne sbatto altamente. Mi fa super piacere aver parlato oggi con voi di questo del patchouli e mi sono anche liberata un po' il cervello. Funziona effettivamente. Direi che il patchouli in aromaterapia ha superato la prova. Comunque nulla, fatemi sapere nei commenti anche se siete interessati a qualche video dedicato a una qualche materia prima in particolare. Io stavo pensando all'oud. Non so, visto che abbiamo parlato di patchouli, che è la resina lucente, magari parliamo di oud, che è la resina oscura. Comunque fatemi sapere se ci sono materie prime in particolare che volete subito, così le facciamo. E allora ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!